Buongiorno, buongiorno ragazzi, oggi è 14 dicembre e parliamo, proseguendo il filone intrapreso ieri da Flavio con Roberto Baggio, a parlare di veri e propri eroi che con la maglia della nazionale hanno fatto sognare i tifosi del proprio paese. Voliamo in Sud America, quindi, per un racconto a proposito della leggendaria carriera di Marcos Evangelista de Moraes, semplicemente Cafu. Prima dell'avvento in Italia di Maicon, all'Inter non c'erano dubbi, almeno per quanto riguarda la nostra generazione, in merito a chi fosse stato il terzino più forte ad aver calcato un rettangolo verde alle nostre latitudini. Il pendolino, prima giallo-rosso e poi rosso-nero, aveva messo d'accordo tutti, unendo una corsa praticamente inesauribile a livello polmonare a quel tocco di geniale classe che solo i grandi brasiliani sono riusciti ad infondere nel calcio moderno. Sì, non segnava tanto Cafu, ma faceva praticamente tutto il resto. Nato nel 1970, inizia la sua carriera professionistica nel 1989 al San Paolo, prima di passare al Real Zaragoza in Spagna e poi di nuovo al Palmeiras in patria, già cominciando a vincere e nemmeno poco. Sono però tutte tappe preparatorie a quello che sarà il climax della carriera di Cafu, vale a dire l'approdo nel nostro paese. Va ringraziata la Roma di Franco Sensi e va ringraziato il divino Paolo Roberto Falcao che fornì consulenza nel 1997 a proposito dell'acquisto poi effettuato dalla società romanista per 13 miliardi di lire. Subito compatibile con gli schemi iperoffensivi di Zdeněk Zeman, Cafu ha dato il suo meglio in maglia giallorossa a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, con lo scudetto vinto nel 2000-2001 con Fabio Capello in panchina, che ha il suo chiaro marchio, quello suo a destra e quello di Candelà a sinistra, come esterni decisivi per gli equilibri di una squadra zeppa di talento davanti. A Roma il tutto terminerà però nel 2002-2003, quando a Cafu non verrà rinnovato il contratto. Gli è stata data quindi così la possibilità di accasarsi gratuitamente al Milan, che invece crederà nel giocatore nonostante l'età non sia più giovanissima. Con i rossoneri vincerà praticamente tutto, confermando l'assunto che vuole Milanello come una straordinaria tana atta a rinvigorire fantastici vecchietti. Il capitolo nazionale, che andrebbe raccontato in una puntata a parte, va invece analizzato in questi ultimi secondi. Cafu è l'unico giocatore della storia ad aver disputato tra USA 1994, Francia 98 e Corea del Sud e Giappone 2002 tre finali di un campionato del mondo consecutive, vincendone tra l'altro due. Capitano leggendario di un Brasile straordinario sotto tutti i punti di vista, Cafu detiene anche altri record, come il primato naturalmente di presenze in maglia verde e oro o il fatto di essere stato uno dei tre calciatori della storia ad aver vinto Champions League, Coppa Libertadores, Mondiale, Coppa America e Confederations Cup. Noi ve ne potremmo parlare per altri due giorni, ma il nostro tempo è terminato, l'appuntamento è a domani con un altro campione, raccontato da Flavio Sarrocco, e noi ci risentiamo presto, sempre qui su Processo a Gamba Tesa. Buon proseguimento!